Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. In apertura avete visto la copertina con le immagini che si riferiscono al viaggio missionario del nostro vescovo con le suore della Divina Provvidenza, le suore di Monsignor Torta per intenderci, in Etiopia, viaggio che è cominciato il 13 giugno e si concluderà il 23. Queste sono alcune delle immagini, naturalmente poi faremo un resoconto più completo e anche con la testimonianza del vescovo e delle suore che lo hanno accompagnato proprio per rendervi partecipi di quanto è accaduto in questi 10 giorni. Veniamo al primo servizio in programma oggi, le celebrazioni antoniniane. Si avvicina la solennità del nostro patrono Sant'Antonino il 4 di luglio. Come sapete, questo evento, questa giornata è anticipata da una serie di momenti artistici, culturali, celebrativi, teologici, proprio per entrare nel clima, per fare in modo che non sia soltanto quella giornata, ma che ci sia una sorta di preparazione a questo momento che riguarda certamente la nostra comunità diocesana, ma anche la comunità cittadina. Anzi, in genere il momento delle celebrazioni e poi la solennità del 4 luglio sono proprio questo momento di condivisione, di unione, di cammino fatto insieme tra la comunità civile e la comunità diocesana ed ecclesiastica. Allora ascoltiamo dal parroco Don Giuseppe Basini quali sono i principali programmi, i principali eventi che vivremo a partire dalla prossima settimana. La festa di Sant'Antonino, come ogni anno, è l'occasione non solo per ritrovare le radici della nostra Chiesa diocesana, ma anche per riscoprire quelli che sono gli atteggiamenti che ci possono aiutare a vivere nel presente, sia a livello proprio di umanità, così come anche dentro l'esperienza della fede cristiana. Nella figura di Antonino penso che possiamo riconoscere il valore alto della fedeltà, così come del coraggio, cioè della disponibilità a pagare un prezzo per essere fedeli alla propria missione, quella che ognuno di noi ha ricevuto, e anche a riscoprire la bellezza del dono di sé come un'occasione per generare vita nell'ambiente dove viviamo. Stiamo vivendo come comunità cristiana il cammino del sinodale, e penso che anche quello che il Papa ci ha indicato come dei rischi da evitare, la figura del martire ci può sostenere, ecco, in questo cammino di maggiore autenticità. Ecco, il Papa nel suo discorso parlava di evitare il rischio del formalismo, dell'intellettualismo e così come dell'immobilismo. Se noi guardiamo la figura del martire, sicuramente non possiamo fermarci a come dire, un rinnovamento della nostra vita personale, anche comunitaria, che vada soltanto a toccare l'esteriorità, quindi a, come dire, a ravvivare, a migliorare una facciata, ma senza andare a toccare quelle che sono le realtà più profonde, interrogarci come oggi si può essere fedeli appunto al compito che ognuno di noi ha ricevuto, e così come il rischio del parlarci a volte un po' addosso, di fare anche dei discorsi colti, anche raffinati, ma che non sono capaci, ecco, di toccare la vita concreta delle persone, i problemi reali della Chiesa e del mondo. Quindi il problema dell'intellettualismo, di una riflessione che poi non arriva alla vita. Ecco, il martire, penso, ci può aiutare, il testimone, a declinare poi nel concreto quelle che sono le scelte decisive del nostro vivere, così come l'immobilismo è uno dei problemi della Chiesa, ma forse anche della nostra comunità civile, la volontà di non cambiare, la fatica di aprire anche percorsi nuovi, un po' prigionieri del si è sempre fatto così. Quindi il martire è colui che osa anche andare oltre lo scontato, la logica del buon senso. Non perché migliore magari di altri oppure dentro l'immagine dell'eroe, ma semplicemente perché mosso da una passione, mosso da un desiderio di vita, così come un padre o una madre che sono disponibili a dare la vita per i propri figli, così come l'amato per l'amata. Ecco, la logica di un amore che poi diventa anche trasformazione e quindi non può accettare, ecco, la riduzione dell'immobilismo. Ecco, credo che tutto questo allora ci può poi portare, contemplando la figura di Antonino, a crescere in quelle tre parole chiave che poi sempre il Papa ci ha consegnato,
della comunione, della partecipazione e della missione. Ecco, quindi credo che è una grossa opportunità per la nostra Chiesa, per la nostra città. Tutto questo lo vivremo attraverso vari momenti, come ormai è un po' tradizione, momenti di carattere musicale, aggregativo, per quello che appunto è possibile, sempre nel rispetto del tempo che stiamo vivendo, complicato ancora un po' per le ricadute della pandemia e per quello che stiamo vivendo anche attraverso il dramma della guerra che è entrata nel nostro continente europeo. Però con questa attenzione, con questa desiderio però di aprirci alla speranza, all'impegno. Quindi oltre al tradizionale momento del 4 luglio, la celebrazione solenne, presieduta dal nostro Vescovo Adriano, a cui saranno invitate tutte le autorità civili, militari, tutto il popolo piacentino, ci saranno alcuni momenti. Ne ricordo semplicemente uno, quello della vigilia del 3 luglio alle ore 20:45 nella Sala dei Teatini. Avremo l'opportunità, a mio parere, di un bel incontro con padre Pierluigi Maccalli, un missionario che dal 2018 al 2020 è stato prigioniero nel Niger e ha vissuto l'esperienza appunto di essere stato profondamente limitato nella sua libertà, però ne è uscito arricchito, è una bellissima testimonianza da offrire alla nostra città in ordine a quei valori che lui stesso ha riscoperto in questo tempo di grande fatica della prigionia. In un testo che lui ha scritto, che è una sorta di diario, appunto c'è un passaggio che mi ha colpito, che può diventare un impegno anche per tutti noi. Lui dice, dopo la sua liberazione, adesso sono libero per liberare il perdono e spegnere sul nascere ogni inizio di violenza. Sono libero per liberare l'accoglienza e consolare chi è affaticato e oppresso. Sono libero per liberare la parola e dire a tutti di non incatenare mai nessuno. Ecco, forse proprio l'esperienza di chi è stato prigioniero sente poi il desiderio che questo diventi un impegno per tutti. Ecco, non incatenare mai nessuno, essere uomini e donne che avviano processi di liberazione, soprattutto per coloro che vivono situazioni di fatica, anche nel nostro contesto cittadino sono tanti. Quindi l'augurio che faccio, anche alla luce di questa testimonianza che potremo ascoltare, tra l'altro con un intervento del coro multietnico di Crema, formato da cantori italiani congolesi, ecco, un respiro internazionale dentro la nostra festa patronale cittadina. Quindi un augurio a tutti di vivere con gioia questo momento che ci coinvolge come comunità e come Chiesa. C'è ancora qualcosa che possiamo salvare. Cosa sono le anime semplici, madre? Cosa sono? Questa è la frase che inizia lo spettacolo, di cui peraltro ci ha già parlato anche Don Giuseppe Basini presentandoci le celebrazioni antoniniane, che si apriranno proprio con questo spettacolo teatrale venerdì 24 e sabato 25 giugno alle 21:30 nella nostra cattedrale. Uno spettacolo a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Come sapete, ci sono ancora delle norme legate al Covid che impongono queste tutele, quindi insomma è necessario prenotarsi. Come sempre trovate tutto sul portale. Lo spettacolo è della compagnia di Ilaria Drago. È uno spettacolo complesso, nuovo, sicuramente diverso rispetto a quello che come utenti forse di spettacoli teatrali siamo abituati. Uno spettacolo che interroga, che vuole forse anche un po' inquietare, suscitare domande, certamente non dare risposte. Ne abbiamo parlato con la regista e l'autrice di questo spettacolo. Anime Semplici, scritto e diretto da Ilaria Drago. Siamo qui nella chiesa di San Lorenzo, dove si stanno ancora svolgendo le prove, con la regista e l'autrice. Grazie per Grazie. Essere con noi. Spettacolo che il 24 e il 25 di giugno sarà nella nostra cattedrale per la prima volta. Scritto, pensato, ideato proprio per i 900 anni della nostra cattedrale. Sì, sì, sì. Come è nato? Qual è stata l'ispirazione, il pensiero? Sì, allora è una sorta di risposta a una domanda che mi è stata fatta appunto come richiesta per questi 900 anni da Manuel Ferrari, e anche una risposta a una richiesta umana che in questo momento è urgente provare a dare, no? Quindi
sono delle risposte che tentiamo di dare in questo momento così difficile, no? E dopo insomma anche questo momento difficilissimo che abbiamo passato in questi anni, e anche se insomma le tante difficoltà e tante cose si incontrano già purtroppo da tempo, un'umanità che sta andando un po' alla deriva come coscienza per noi, no? Per certi versi. E quindi è una risposta che siamo andati a pescare proprio nell'occasione dei 900 anni, ritrovando delle tracce appunto nel Medioevo, cioè che cosa nel Medioevo, vista appunto l'occasione, può essere ancora una voce che arriva a noi e un messaggio che può arrivare per darci un messaggio di vita, direi, no? Ancora, e di possibilità per me di un salto di coscienza dell'umanità, nostro prima di tutto e personale, no? E queste tracce le ho scoperte studiando e trovando questa teologa mistica favolosa che è Margherita Porete, che scrisse Lo specchio delle anime semplici, un testo straordinario che è un viaggio, come Dante ha scritto la Divina Commedia, quindi un viaggio dentro di sé per scoprire tutte le parti di sé e per arrivare al divino, ma in qualche modo nudi, direi, puliti, tra virgolette, liberi, mi piace molto usare la parola libertà. E Margherita Porete suggerisce come diventare appunto anime semplici, e lei dice bisogna attraversare l'inferno, bisogna specchiarsi, confrontarsi e attraversare l'inferno della mente, l'inferno degli attaccamenti, l'inferno dell'ego, potremmo dire, no? E come appunto anche Dante sappiamo che ha dovuto attraversare l'inferno, purgatorio, per arrivare in paradiso e arrivare lì a vedere forse essere l'ineffabile, ciò che non si può neanche più dire, perché già la parola crea un altro, una divisione. Quindi tornare ad essere un'unità, lei pare tornare ad essere un'unità, ma per poter essere noi di nuovo questa unità di cui oggi abbiamo assolutamente bisogno, perché oggi abbiamo parcellizzato, separato, strappato, e questo è il grande disastro della nostra società contemporanea, no? Divisione, separazione, competizione. Invece oserei dire il femminile, anche la qualità femminile conosce, la madre terra conosce, delle qualità conoscono cos'è uno. Quindi è come stare qui a parlare con te o con chi ci ascolta e chi ci segue, e non c'è separazione, è illusoria la separazione. La separazione crea il contrasto. Dunque che noi in questa società, anche prima, ma in questa società si traduce in guerre, appunto come dicevo prima, competizione, no? Non più collaborazione, gomitate, prima vita mia, morte tua, no? Vivo io, muori te, e non è vero. Adesso noi abbiamo bisogno e abbiamo la necessità di riscoprire come la vita tua è preziosa per me, la vita della madre terra è preziosa per noi, tutti gli esseri sono preziosi e sono parte di noi stessi. E questo intercetta, credo, veramente anche le difficoltà grosse, no, di questo tempo, che sono da una parte ciò di cui veramente l'essere umano avrebbe bisogno, ma dall'altra parte ciò da cui è terribilmente lontano e di cui ha anche tanta paura, no? E soprattutto esatto. Questo guardarsi dentro, questo ascoltarsi, a volte sembra quasi di essere un po' di fronte a una sorta di analfabetismo emotivo, no? Un'incapacità di leggersi, o forse una paura, no? Siamo tutti proiettati fuori, a uno strato un po' superficiale, quando invece questa unità, questa coerenza tra i nostri stati interiori, quello che ci consente di incontrarne l'unità anche l'altro, no? E sono molto contenta che tu nomini la paura, perché uno degli specchi che incontreremo in questo viaggio, perché nella cattedrale faremo un viaggio, non solo noi viandanti alla ricerca di queste anime semplici, ma anche il pubblico. Il pubblico ci seguirà tappa per tappa e incontrerà delle parti di sé. E una delle parti che incontra è proprio la paura. Ed è una paura, diciamo, del vuoto, ma non è un vuoto, come dire, che... Sì, che è un vuoto che annulla l'egocentrismo,
il personalismo, la persona direi, nella sua accezione, no? Di maschera, l'origine della parola voleva dire maschera, e trova nel vuoto la vera voce dell'essere e quindi l'incontro con Dio, col divino. Anche perché per ascoltare bisogna fare vuoto. Bisogna fare un silenzio. Perché se nel, e per questo quando siamo incontrati ho detto tutta questa confusione, ed è l'inizio dello spettacolo che dirà dove siamo, dov'è la nostra anima. E abbiamo paura di questo vuoto e lo stipiamo di tante cose perché abbiamo paura di vedere, di vedere. Ma forse se in realtà ritorniamo, diciamo a un certo punto lasciarsi andare, arrendersi potrebbe essere una risposta, nella resa che non è debolezza, no. Nella fragilità che non è debolezza, e per questo ho detto il femminile è un grande insegnamento, perché la fragilità non è debolezza. Noi diciamo il femminile è passivo, no, il femminile non è passivo, è ricettivo, è un'altra cosa. Questa è una qualità, ed è una qualità che anche noi cerchiamo dentro la cattedrale. I viandanti arriveranno, il spettacolo inizierà sul sagrato, insieme a tutti, quindi tutti sono i viandanti, noi rappresentiamo le persone, e chiederanno a questa grande casa madre, aprici le porte, perché non possiamo più andare avanti così, non possiamo andare avanti in questa guerra che è una guerra interiore, in questa frattura che è una frattura interiore, no? E la cattedrale risponderà, ha una sua voce, e le anime semplici, che sono le abitanti, senza tempo, senza libere, accoglieranno i viandanti. Quindi entreremo tutti in questo viaggio. E la cattedrale proprio ci farà da un po' da guida, no? E là dentro potremo trovare delle risposte. Forse possiamo ritrovare delle risposte. Quindi accolgo anche questa grande richiesta di come questa cattedrale, questa grande madre per me, può intanto ricollegarci all'essere, al divino, ma anche ritornare ad essere colei, uso apposta colei, come fosse viva, no? Che apre le braccia a tutti, senza più distinzione. Lì dentro c'è il padre del patrono, il padre dei migranti, Scalabrini. Come possiamo non danzare la danza dei migranti, che farà il danzatore Claude Coldi, proprio per dire siamo uno. Anche perché ricordiamo che la cattedrale è nata per quello. La cattedrale era il luogo di incontro tra, è vero, la vita di fede, ma anche la vita della città. Era la casa che accoglievano, quindi aveva le porte aperte per accogliere. Quindi è molto importante che anche nello spettacolo, che più che spettacolo chiamerei proprio esperienza, credo, sì, a questo punto. È un'esperienza, no? Spettacolo sì. Sembra qualcosa di che si va per vedere, si va ad assistere. Invece qui un'altra domanda che ti volevo fare è che cosa chiediamo alle persone che verranno a partecipare a questo evento? Con che spirito devono approcciarsi? Sì, anche ti ringrazio per questa puntualizzazione, perché non c'è niente per noi, niente di spettacolare, non abbiamo puntato a niente di spettacolare, anche se entriamo in un grande sogno, per uscire dal sogno della realtà, da una realtà fittizia, disegnata, ma che non ci appartiene veramente. Quindi entriamo in un grande sogno per uscire da un'illusione. Proviamo ad entrare in questo sogno. Quindi lo dirà la cattedrale stessa alle persone, lo dirà ai viandanti, lo dirà alle persone. Per poter entrare tu devi lasciare andare te stesso. Lascia la mente. E Margherita Porete dice, nel libro che voi leggerete, voi vorrete capire questo libro, ma non lo capirete. Perché mettete ancora la ragione. Lo specchio dell'anima semplice è bellissimo perché è un dialogo tra ragione, anima, amore, no? Dice, la ragione non serve più, in questo momento non ci serve più ragione. La ragione può essere al servizio, è fantastica, ma serve ritrovare l'amore, il cuore. Quindi la proposta, più che una richiesta, la proposta è di entrare tutti e incontrare delle parti di sé. Noi andremo a incontrare delle parti di noi, e al pubblico lasciate andare la ragione, il voler capire cos'è, cosa non è qui. Incontriamo delle parti di sé, di noi stessi. La prima scena sarà un grande spaesamento dei viandanti. Lo vedrete, sarà una tappa in cui i viandanti sono proprio nel mondo, persi, e chiedono Dio fatti vivo, Dio facci vivi, torna a farci vivi.
E a un certo punto noi diremo, ma cosa possiamo, dove troviamo delle risposte? E diremo, le troviamo nel corpo nostro. E la cattedrale è corpo nostro. Questo è un tempio sacro, perché siamo riusciti anche a distruggere e a dividere il sacro dal corpo. Il corpo è diventato un pezzo di carne, una merce o qualcos'altro, o un tabù, mentre invece noi parliamo di sacralità, perché è sacro e c'è una grande fiducia in questo, no? Se siamo qui, in questo nostro tempio, e se la casa che ci accoglie è un tempio, è già sacro. La nascita è già una benedizione, non è una maledizione. Usciamo da questo sogno, che è un sogno di un potere che ci allontana, no? Allora, questa grande casa, sì, diventa questa accoglienza che ci propone e ci spinge, a un certo punto si arrabbia anche, ma chi sei tu? Dice, no? In che mondo hai vissuto? Il mondo dei bambini, dei mercanti? No, dentro di te. Noi siamo, ecco, come dire, a un certo punto in un momento duro dello spettacolo diremo, siamo addestrati soltanto a guardare la paura, la guerra, la maledizione, un amore mercificato, la tristezza. E c'è questa bambina che dice, ma è possibile che vedete solo questo? C'è un paradiso, è qui. Cambiate sguardo, spostatevi. La richiesta, forse, che possiamo dire a noi stessi e al pubblico è spostatevi a fianco di questa grande favola di dolore. La cattedrale dice la compassione non vi chiede di soffermarvi sulla sofferenza e di vedere solo quella, ma vi chiede di tenere d'occhio il sentiero, di non perdere la centratura, direi, la colonna vertebrale, direi ciò che è la simbologia della croce, che non è lì per... Infatti a un certo punto diremo, c'è un legno, il cuore batte inchiodato in un legno, ma non sappiamo più decifrarlo. Ecco, quindi un po' questo, un po', insomma, è tanto. È tanto, è tanto. Senti, Lara, ti faccio quest'ultima domanda, anche se sarebbe bello andare avanti ancora per tanto ad ascoltare queste cose, ma fortunatamente abbiamo questo momento di spettacolo, sì, di incontro, anche per, sì, viverle sulla nostra pelle, imparare a fare un po' di introspezione, di ascolto, no? E poi, sì, di spazio all'altro, oltre che spazio alla voce dentro. Come esci tu dalla preparazione di questo tempo, anche lungo, no? Di lavoro, di ricerca, sì, e sicuramente anche di lavoro interiore? Credo che un artista non esca mai da un'esperienza del genere così come c'è entrata. No, tu in particolare cosa ti porti via? Allora, intanto ribadisco sempre una cosa che è importante, che l'arte e il teatro nascono come cammino, come il grande rituale di conoscenza di sé, di trasformazione. E questo è importante perché quando appunto un artista, vero, no? Un artista entra in un cammino, è sempre un cammino spirituale, è sempre un cammino dentro di sé. Quindi non è la macchietta che rappresenta, le rappresentazioni sono altre cose. L'intrattenimento è un'altra cosa, noi non facciamo intrattenimento, l'arte non nasce come intrattenimento, nasce come rito collettivo che appunto adesso faremo col pubblico, no? E quindi quando sono entrata, dopo aver ricevuto questa, direi, occasione, perché anche per me è stata un'occasione, come lo è per tutti noi che ci siamo entrati, e siamo entrati proprio come una grande meditazione, come un lavoro minuzioso, costante, dove appunto, come ti dicevo, entrano tutti i livelli. C'è una grandissima preparazione del corpo, che non è ginnastica, è una preparazione fisica ad un livello profondissimo. Il corpo, grazie alla preparazione e alla conoscenza di Claude Coldi, no, che ha creato questa disciplina incredibile che si chiama danza sensibile, è un lavoro veramente dove, come dicevo prima, si rincontra la sacralità del corpo, perché si entra in una dimensione che non è mentale, abbiamo una conoscenza che non è solo mentale. Quindi siamo entrati con lo studio, con rientrare proprio anche nello studio semplice di cos'era il Medioevo, cosa si viveva lì, c'era un grandissimo fervore all'inizio, no? Cioè, in un certo punto il Medioevo, che insomma io a scuola ho studiato sempre, infatti, che tristezza, no? Il Medioevo, ma era
un fervore incredibile, c'era una vita incredibile. Poi è un periodo lungo, per cui chiaramente ci sono state delle cadute, c'è stata anche una peste che insomma in questo momento ci è molto vicina, no? Anche come periodo storico, no? Quindi siamo entrati lì e per me è sempre una sorta di meditazione, anche quando ho lavorato su Simone Weil. Non puoi entrare così, devi lasciare spazio dentro di te, devi fare spazio e ti devi levare di mezzo. Sembra strano perché invece c'è tutto noi stessi, ma per poter portare davvero al pubblico quelle parti di noi dobbiamo togliere di mezzo l'ego, la parte personale di esposizione, quello non c'è più, c'è l'arte che chiama, c'è altro che chiama, allora ti devi levare di mezzo ma entrando dentro di te. E col coraggio richiesto a tutti quindi gli attori e anche al musicista, al compositore che ha fatto un lavoro straordinario, Stefano Scatozza, perché abbiamo lavorato passo passo e gli dicevo questo momento qua, senti la guerra, com'è la guerra in te, com'è questo momento, la paura in te, com'è? E quindi anche lui lavorava in questo senso. La danzatrice Marta Lucchini, che insomma è un grande onore avere tutte queste persone con noi, sono tutte persone che hanno una grande capacità di entrare nell'interiorità, no? Andrea Perac, insomma tutti gli attori sono poeti, entrano nella... Spesso siamo andati nella cattedrale e stare lì, stare solo nella cattedrale, andiamo per niente, per sentire la cattedrale. Per stare e creare uno spazio. E quindi abbiamo fatto questo e poi piano piano per entrare nella scrittura, perché non porteremo il testo di Margherita Purete tout court, ma essendo insomma io una drammaturga, un'autrice, ho scritto cos'è il nostro viaggio contemporaneo, cosa noi incontriamo, cosa la gente incontra nel contemporaneo. E poi insomma ci sono anche due rotture, possiamo dire, anche diciamo un po' goliardiche, delle spezzature molto di follia, di festa dentro, dove il testo è sempre corposo, ma un gran melò, insomma un momento di particolare di festa. Ci sarà un momento per poter accedere all'altare, perché poi è un percorso dove andremo verso l'altare, no? Possiamo accedere solo dopo che ci sarà un battesimo nostro, quindi abbiamo una vasca battesimale grande che abbiamo fatto costruire con l'acqua, e prima di poter accedere dobbiamo pulire ancora di più e forse andare verso questo incontro con noi stessi e con la divinità, che appunto, ripeto, per le anime semplici, per Margherita Purete, è questo uno che non ha più divisione, essere amore, essere Dio. È il momento che io nomino già Dio, l'ho già spostato da me, l'ho già fatto altro, a un certo punto non è neanche più nominabile per certi versi. E quando tu scopri, noi scopriamo quel momento, quei momenti di amore con la maiuscola, c'è un'espansione della libertà incredibile, che fa quasi paura, come dicevi tu prima. Fa paura perché non hai più le coordinate di prima, ma non servono. E capisci che veramente siamo in un paradiso, se solo ci spostiamo un attimo. E c'è questa bambina meravigliosa che avremo nello spettacolo che dirà: ma noi abbiamo ucciso i bambini, ma noi dobbiamo tornare ad essere quella capacità dei bambini, come qualcuno ha insegnato tanto tempo fa. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Gigi Bavagnoli. È la festa del Corpus Domini e il Vangelo di Luca ci presenta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù vede la folla e dice ai discepoli di dare loro da mangiare. E questo miracolo della moltiplicazione lo vogliamo attualizzare oggi. Gesù moltiplica il pane, potremmo dire Gesù moltiplica il bene. Moltiplica il bene nei confronti dell'umanità, che è come una folla, spesso sfinita, senza risorse,
depressa a volte, angosciata per tanti motivi, non ultimo il motivo della guerra che purtroppo ci sta segnando tutti. Ecco, questa folla ha diritto di essere nutrita, di essere sostenuta, di essere incoraggiata, a partire ovviamente dai discepoli, i primi destinatari della missione di Gesù e i primi che con lui sono chiamati ad annunciare il Vangelo, a testimoniare il Vangelo. Per i discepoli, ma anche per tutta l'umanità, Gesù si fa pane, cioè si fa forza per il cammino, si fa incoraggiamento, si fa sostegno, e noi riceviamo l'Eucaristia proprio come simbolo concreto, reale, di questa presenza del Signore che ci aiuta a camminare. Il pane del cammino è il pane che Gesù vuole donarci, ovviamente il cammino della vita, il cammino del cuore, il cammino dello spirito, quel cammino che va nutrito, perché lo spirito non si sostiene da solo, il nostro spirito occorre davvero la presenza e la visita del Signore e la forza di questo pane che tante volte ci incoraggia, ci sostiene, a cui arriviamo sfiniti e da cui ritorniamo motivati, incoraggiati, riprendiamo forza e coraggio. Questo è il cammino della vita, ma è nella fede questo cammino appunto si trova ad essere scandito da questa presenza che si ripropone sostanzialmente, profondamente in ogni domenica, quando noi, ricevendo il corpo del Signore, condividiamo questa comunione profonda con Lui. Come dice Sant'Agostino, il pane eucaristico è l'unico pane che noi non assimiliamo, ma a cui siamo assimilati. Noi mangiamo Gesù, tra virgolette, per essere assimilati a Lui, non per assorbirlo, ma per essere assorbiti, per essere coinvolti, per essere compresi dentro alla sua forza d'amore, perché questa forza non solo ci raggiunga, non solo ci consoli, non solo ci renda sereni, ma ci spinga davvero a diventare a nostra volta pane per la folla. Quella folla che spesso cerca una verità, cerca una strada, cerca una luce e non riesce a trovarla, e che noi con la nostra piccola testimonianza possiamo incoraggiare, possiamo sostenere, possiamo tentare di aprire varchi nell'indifferenza, nell'ostilità, perché qualcuno possa davvero ritrovare in Gesù la luce, la forza, possa trovare questo pane del cammino di cui tutti abbiamo bisogno, di cui tutti abbiamo desiderio e che in Lui si trova veramente realizzato. Allora buona domenica e buona festa del Corpus Domini. E arriviamo ora alla rubrica mensile a cura di Don Umberto Ciullo, Un popolo nuovo, la lettura spirituale dell'Esodo, che era il libro che già dall'inizio di questo anno pastorale doveva caratterizzare questo tempo, la riflessione che abbiamo portato avanti durante questi mesi, quindi lo ringraziamo per averci guidato in questa comprensione più approfondita di questo testo biblico e lo ascoltiamo. Siamo alla quinta tappa del nostro cammino sul libro dell'Esodo, che si intreccia in qualche modo anche col racconto dei numeri, ed è una tappa che dedicheremo al tema del deserto. La volta scorsa abbiamo visto le cosiddette piaghe d'Egitto e il modo con cui Dio supera la logica del faraone e libera questo popolo Israele. Una volta liberato, una volta passato il Mar Rosso, il popolo si trova nel deserto. E appena entra nel deserto, sperimenta che questa libertà così tanto desiderata, così tanto agognata, non può essere vissuta solo con un sentimento di frizzante entusiasmo, che era quello successivo al passaggio del Mar Rosso. Questa libertà è qualcosa che bisogna apprendere, da cui bisogna in qualche modo lasciarsi formare, perché nella libertà c'è anche la richiesta e la capacità di rinunciare o di non avere immediatamente a disposizione ciò che addirittura sembra necessario.
Tutto questo si traduce nel tema della mancanza d'acqua che il popolo sperimenta nel deserto. Quell'acqua che gli manca è in qualche modo una sorta di prova a cui Dio sottopone il popolo per vedere quanto questo popolo sa fidarsi di lui. E la libertà si connota esattamente in questo modo, la capacità di vivere e di sperimentare questa fiducia di fronte a situazioni in cui ti accorgi che manca qualcosa alla tua vita, manca qualcosa a te stesso. Il popolo sprofonda in una mormorazione che diventa una mormorazione amara contro Mosè e poi indirettamente contro Dio. E questa mormorazione nasce da quella incapacità di porre il proprio sguardo su ciò che si ha, ponendolo invece su ciò che manca. Cioè l'acqua è una mancanza, il popolo si concentra su questa mancanza, sente questa mancanza, ha paura di questa mancanza, ma non riesce a contemplare la libertà che Dio gli ha dato e quindi il fatto di essere da Dio guidato. La concentrazione su ciò che non si ha rispetto alla contemplazione di ciò che si ha è davvero una minaccia fortissima alla libertà. Questi racconti sono contenuti nel libro dell'Esodo dal capitolo 15 al capitolo 18 e sono come una sorta di pedagogia di Dio, che una volta constatata questa incapacità del popolo di vivere da libero, di desiderare ancora l'Egitto, perché lì almeno avevamo l'acqua, avevamo da mangiare, piuttosto che godere della libertà, Dio decide sistematicamente di intervenire. Ogni volta c'è un intervento da parte di Dio. E quindi l'acqua scaturisce dalla roccia, il pane è la manna che viene dal cielo, la carne sono le quaglie che anch'esse vengono dal cielo. Sono continui interventi di Dio con cui Dio è come se dicesse al popolo: se tu ti fidi, io agisco. Se tu accetti questa libertà di cui io ti ho fatto dono, io per te ci sono. Anche quando Dio riempie di doni questo popolo, trasformando il deserto da inospitale a un luogo meravigliosamente ospitale, il popolo ha sempre delle resistenze, ha sempre dei comportamenti, degli atteggiamenti con cui la sua fiducia viene in qualche modo minata. Ad esempio, il momento della manna è classico, è conosciuto quel pezzo del racconto in cui, di fronte all'ordine di Mosè di prenderne ogni giorno la razione di un giorno, c'è chi l'accumula per i giorni successivi e l'accumula perché appunto non si sa come sarà il giorno successivo, non si sa se Dio anche il giorno successivo sarà per noi e sarà con noi, e quindi c'è sempre questo elemento di sfiducia e di paura che toglie la libertà. E lo sappiamo che libertà e paura sono due cose che in qualche modo fanno a pugni l'una con l'altra. La paura di rimanere senza, la paura di esserne privati, la paura di essere trascurati, tutto questo porta questo popolo a voler quasi rinunciare alla propria libertà. Dio però non si smentisce e continua sistematicamente a educare il popolo a una sorta di stupore. E lo stupore, la contemplazione, è proprio quella capacità di chi gioisce dentro di sé di ciò che la vita gli offre come dono di Dio. E questa gioia, che è una gioia interiore, che è una sorta di consolazione interiore, permette di sentirsi liberi e di non temere l'eventualità che qualcosa venga a mancare. È una pedagogia lenta e concentrata in quasi quattro capitoli, ma di fatto i racconti si snodano lungo gli anni. È un tempo molto prolungato questo del deserto. Ed è il tempo in cui il popolo viene plasmato come un popolo di uomini e di donne libere, autenticamente libere. C'è un momento estremamente critico dentro a questa pedagogia della libertà, che è la domanda che il popolo si fa nel momento così provocatorio delle acque di Massa e di Meriba. Questo popolo si chiede: ma noi abbiamo veramente capito chi è Dio? Cioè, la domanda che emerge nel testo è: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Cioè, il Signore è colui che accompagna il popolo, sì o no? È colui che ha avuto compassione del popolo, sì o no? E di riflesso la domanda è su se stesso, come popolo. Noi abbiamo veramente capito chi è questo Dio? O abbiamo frainteso la sua volontà di uscire dall'Egitto?
E questo è un momento fortemente provocatorio, perché non è più Dio che mette alla prova il popolo, ma il popolo che mette alla prova Dio con questa domanda. Perché se Dio non fosse colui che voleva la libertà del popolo, colui che li ha condotti nel deserto, colui che li accudisce, vuol dire che è falso tutto il cammino che stanno facendo. Quindi loro mettono addirittura in crisi l'identità di Dio come un Dio liberatore, come un Dio che vuole il loro bene. E nel mettere in crisi questa identità di Dio sono costantemente provocati e quasi inclini a rinunciare alla loro libertà. Il testo si chiude al capitolo 18 con un episodio che viene letto poco anche nelle nostre liturgie, ed è il momento in cui Mosè incontra suo suocero Ietro. Insieme a lui c'è Zippora, la prima moglie di Mosè, che era stata allontanata poi da Mosè. Ed è un incontro che il lettore si aspetta come un incontro quasi carico di tensione, perché non siano lasciati affatto bene i due. In realtà l'incontro è molto pacificante. E io credo che sia collocato alla fine di questo itinerario, perché è l'incontro che un uomo libero come Mosè è capace di mettere in atto di fronte ad una persona con cui c'erano state delle incomprensioni. C'è una liberalità di fondo nel cuore di Mosè che lo spinge a vivere quell'incontro nella pace, e il racconto si dipana con un senso di freschezza, di ospitalità, di cura, anche di amorevolezza, che sono frutti della libertà. Sono quei momenti in cui ci si accosta ad un altro essere umano, ad un fratello, ad una sorella, liberi da condizionamenti, liberi da paure, da pregiudizi, da forme che costringono ad assumere degli atteggiamenti, e in questa libertà l'incontro fiorisce, sboccia come qualcosa di bellissimo e di accogliente, direi. La nostra puntata quindi termina qua, vi ringrazio percorso per essere nel rimasti quale con noi, vi ricordo naturalmente la di rimanere collegati al nostro portale sul quale si accosteranno poi nei secoli, notizie, oggi video, informazioni anche riguardo al viaggio missionario che sta compiendo il nostro vescovo in Etiopia, le celebrazioni antoniniane. Vi ricordo che la prossima settimana, giovedì 23 giugno, tornerà il Grest Insieme, per cui centinaia di bambini si ritroveranno presso il cortile del Collegio Alberoni per passare insieme questa giornata, per cui per dare loro anche una dimensione diocesana di quello che è il Grest, per cui la versione estiva dell'oratorio che li tiene impegnati almeno durante questo mese. Tutto il resto, come sempre, lo trovate sul nostro sito, e vi auguro una buona settimana e ci vediamo sabato.